L'azione dello IACP di Bari si è concentrata soprattutto su uno dei quartieri, come lei l'ha definito, un po' più problematici di Bari, il quartiere San Girolamo. Il progetto prevede la costruzione di palazzine ma anche di un lido. Sì, il progetto è un progetto innovativo, ambizioso, e prevede una rigenerazione del tessuto urbano e crediamo anche di quello sociale. Verranno costruite 530 alloggi, di cui 218 di edilizia pubblica e circa 312 di edilizia privata, 1500 metri quadrati di commerciale, verde, asili, ma soprattutto verrà pedonalizzato il lungomare. Crediamo che questo mix di quartiere consentirà finalmente a San Girolamo di fare quel salto di qualità che purtroppo negli ultimi anni si è tentato più volte ma che non è mai riuscito. Crediamo in questo progetto, noi, il Comune di Bari e la Regione Puglia, è stato siglato un accordo di programma 2 anni fa, abbiamo già demolito le prime 6 palazzine e consegnato le prime 50 case, spostando le prime 50 famiglie, di fatto in 4 fasi progettuali contiamo per il 2011-2012 di terminare almeno le opere di edilizia pubblica. Questo credo che sia un esempio importante sia per la qualità costruttiva, ma soprattutto perché questo è un intervento che è fatto con un piccolo contributo di 8 milioni di euro di sovvenzioni pubbliche e completamente a costo zero, perché l'equilibrio finanziario consentirà attraverso la permuta immobiliare di cedere le aree ai privati e di costruire poi l'edilizia che verrà venduta ai privati.